Allora, menù del giorno, l'assolutismo reale, doppio senso, reale perché ovviamente del re, ma perché almeno momentaneamente viene effettivamente realizzato, non è soltanto un progetto, è un progetto che vedremo per una decina di anni, per 11 anni, appunto 1629-1640. Sembra realizzarsi e poi invece lo scoppio della prima rivoluzione inglese, Charles in realtà è con la S, quindi questo no, all'inizio l'avevo messa, poi vi ricorderete che l'avevo cancellata, no, della serie anch'io a volte mi sbaglio quando credo di sbagliarmi, potete utilizzarla anche voi, ma forse perché confliggeva con Charlie, no, forse sapete che c'è anche la versione Charlie, però si scrive con la I, Charlie, no, il grande Charlie Chaplin, no? Charlot, lo conoscete, no? Vabbè, a parte questa digressione sui nomi inglesi, allora, eravamo arrivati appunto a parlare dell'inizio, della successione al trono di Charles I a partire dal 1625, quando muore James I, il padre James I. In parte avvalendosi comunque dell'opera di centralizzazione che suo padre era riuscito parzialmente a effettuare, a realizzare, Carlo I accelera, per così dire, accelera il processo di costruzione dell'assolutismo. In Gran Bretagna, nel suo doppio regno di Inghilterra e di Scozia, ovvero no, da imprime un giro di vite, in particolare fa ricorso maggiormente proprio alle maniere forti, alla forza, alla repressione violenta, sia a livello giudiziario sia a livello religioso. Tuttavia, no, deve comunque tener conto dell'esistenza del Parlamento, no, quindi questo del Parlamento inglese. Questo è un elemento parzialmente differenziante tra, no, la situazione politica interna del Regno di Francia della prima metà del Seicento e la situazione politica interna del Regno d'Inghilterra. In Francia, come vi ricorderete, vi era un organo rappresentativo elettivo della popolazione, addirittura era eletto a suffragio universale, ovvero l'Assemblea degli Stati Generali. No, vi ricordate in Francia? Non si chiama Parlamento, si chiama Assemblea degli Stati Generali. Vi ricordate che era stata convocata durante la reggenza di Maria de' Medici nel 1614. Assemblea degli Stati Generali, gli stati sono il clero, l'aristocrazia, il terzo stato, cioè il popolo, tutti gli altri. Però i poteri dell'Assemblea degli Stati Generali erano molto minori, erano molto più deboli di quelli del Parlamento inglese. L'Assemblea, infatti, l'Assemblea degli Stati Generali veniva convocata no, a piacere, a discrezione del re, molto raramente, soltanto in situazioni straordinarie. Quindi non era per così dire un organo ordinario,
un'istituzione ordinaria, era un'istituzione straordinaria. Invece il Parlamento inglese, benché dovesse essere convocato dal re e quindi potesse essere sciolto dal re a sua discrezione, nei fatti, nella prassi politica interna del Regno d'Inghilterra, era diventato un organo istituzionale stabile, ordinario, permanente, almeno lo era diventato durante il lungo e glorioso regno di Elisabetta I. Ma appunto poi questa tradizione si era mantenuta poi anche successivamente, nonostante i tentativi di Giacomo I, no, di ridurre la durata delle sedute parlamentari, no, quindi dei parlamenti. Ricordiamoci che durante il regno di Elisabetta I c'era stato invece una forte collaborazione tra Elisabetta I e il Parlamento. Elisabetta I era stata molto abile a rendere il Parlamento, diciamo, un docile strumento della sua politica, anche perché comunque conduceva una politica che era condivisa dalla maggior parte dei membri del Parlamento, in particolare dei membri della Camera dei Comuni. Allora, in questo senso vi ricordo che invece il Parlamento inglese, oltre ad avere un nome diverso da quello francese Assemblea degli Stati Generali, il Parlamento inglese era anche diversamente strutturato. Appunto, era diviso in due rami, quindi era un Parlamento bicamerale, ancora oggi si dice, anche il nostro Parlamento è un Parlamento bicamerale, ovvero diviso in due camere, in due diverse assemblee. La Camera dei Lords, ve l'avevo già citata l'altra volta, ma va bene, ripetita Juvan, the House of Lords, i cui rappresentanti erano i membri i capi famiglia delle grandi famiglie aristocratiche, no, dell'alta aristocrazia, e i vescovi della chiesa anglicana. In questo senso i seggi della House of Lords non erano elettivi. I membri della Camera dei Lords non erano eletti, no, erano seggi a vita, erano seggi ereditari oppure legati alla carica di vescovi, no? Ok. Invece l'altro ramo del Parlamento inglese, the House of Commons, la Camera dei Comuni, era effettivamente una Camera elettiva, ma avevano diritto di voto soltanto coloro che erano proprietari oppure che avevano dei redditi molto elevati e quindi che pagavano le imposte. La stragrande maggioranza della popolazione non poteva esercitare il diritto di voto. Quali classi avevano, quindi potevano accedere al diritto di voto? La gentry, la media e piccola nobiltà e ovviamente la borghesia cittadina, i mercanti, gli imprenditori, i commercianti, no, a seconda naturalmente, sempre che non fossero appunto semplicemente dei bancarellisti. Ok, quindi i membri eletti della Camera dei Comuni
no, erano o piccoli medi nobili oppure borghesi, commercianti, imprenditori. Bene, detto questo, il re aveva il potere di convocare e di sciogliere il Parlamento. In particolare, però, il Parlamento inglese, per tradizione, anzi, a partire dalla Magna Carta, aveva di fatto acquisito il diritto, di approvare, ratificare, l'introduzione di nuove imposte. È chiaro? Allora, ufficialmente il Parlamento inglese non deteneva un vero potere legislativo. Perché? Perché, diciamo, le sue deliberazioni, di diritto valevano solo come consigli. Quindi aveva un potere, si dice, consultivo, di consultazione. Il re era obbligato a sentire il parere del Parlamento e a tenerne conto, ma non era vincolato nell'emanare le sue leggi, i suoi editti, nel promulgare appunto le sue ordinanze, non era vincolato dal parere del Parlamento. Quindi, in questo senso, il Parlamento non aveva potere legislativo se non almeno in base alla tradizione, in base alla prassi, che però poi faceva diritto, se non per quanto riguardava le ordinanze con le quali il re introduceva, imponeva dei nuovi oneri fiscali, delle nuove imposte, tariffe. Ok. Allora che cosa succede? Succede che di fronte, no, chiarito questo, di fronte all'offensiva assolutistica di Carlo I, no, sostenuta con la forza, con la violenza, quindi con gli arresti, con i processi, con le condanne e spesso anche con le condanne a morte, no, di tutti coloro che si opponevano alla centralizzazione del potere, cioè all'acquisizione di maggiori poteri giudiziari, in particolare, ma non solo, da parte del re, da parte di Carlo I stesso. Di fronte a tutto questo, nel 1628, il Parlamento, inglese, scrive una Petition of Rights. Beh, questo è facile, no? Petition of rights, petizione dei diritti, petizione nel senso originario latino, richiesta di rispetto dei diritti che i parlamentari inglesi ritenevano, no, propri di tutti i sudditi del Regno d'Inghilterra e di Scozia. In particolare, quali diritti? Appunto, primo, il diritto a non accettare nessuna nuova tassa che non avesse avuto l'approvazione maggioritaria del Parlamento. E in secondo luogo, il cosiddetto diritto di habeas corpus, latino questo, no? Con la habeas corpus. Lo leggete? Ma lo leggete, ve lo ricordate, spero che ve lo ricordiate anche. Sarebbe, no? Che tu sia protetto nel tuo corpo, no? Che, o meglio anche, che sia mostrato il corpo. Allora, era il modo antico alla latina di dire ciò che oggi chiamiamo garantismo, ovvero il rispetto dei diritti di un cittadino, garantismo,
rispetto dei diritti di un cittadino se, no, nella situazione in cui sia accusato, sia considerato, no, colpevole di un reato e quindi sottoposto a un procedimento giudiziario, ok? Il garantismo in che cosa consisteva? Consisteva nel fatto, allora, per i naturalmente in quel tempo, nel 1628, per il Parlamento inglese, consisteva nel smantellare, la richiesta alla fine era smantellare i tribunali speciali che il re aveva istituito, che si sovrapponevano ai tribunali tradizionali, seguendo, vi ricordate, in questo Carlo I appunto segue una linea già cominciata da Giacomo I, quindi avevo istituito molte corti con giudici alle suoi funzionari, e queste corti appunto avevano accusato molti dissidenti religiosi, ma anche non per motivi religiosi, appunto li avevano condannati, e spesso i dissidenti venivano arrestati senza nemmeno dichiararlo, quindi venivano improvvisamente arrestati senza che nessuno lo sapesse e rinchiusi nelle prigioni e poi anche processati e condannati all'insaputa di tutti. Quindi i parlamentari chiedono lo smantellamento dei tribunali speciali e quindi degli arresti per loro arbitrari, dei processi per loro ingiusti, delle condanne secondo loro ingiuste. Lì per lì Carlo I dichiara di accettare la richiesta del Parlamento. Perché? Perché ha bisogno del Parlamento per votare un'imposta straordinaria per una spedizione militare in soccorso dei calvinisti, dei francesi calvinisti, cioè degli ugonotti francesi della città di La Rochelle. La Rochelle, ricorderete? Ricorderete? Chi se lo ricorda? Su, datemi una mano così mi riposo un attimo la gola. Chi si ricorda quando e perché abbiamo già parlato? Brancaforte. Sì, chi sei? Giovanni? Sì. Dai, allora spiega, grazie Giovanni, grazie dell'aiuto, spiega. C'era una roccaforte di calvinisti ugonotti alla Rochelle. Che addirittura si erano... Che si erano resi indipendenti. Sì, che si erano dichiarati indipendenti. Ricordiamoci, la Rochelle sta... praticamente nel nord della Francia, quindi vicino, molto vicino all'Inghilterra, e è una città portuale, quindi no, divisa dall'Inghilterra dal canale della Manica, e Richelieu cosa fa? Richelieu manda un esercito ad assediare la Rochelle per ovviamente abbattere questa sorta di Repubblica comunale che si voleva appunto rendere indipendente. Allora, grazie. Carlo I vuole invece aiutare, voi direte, ma come lui? Comunque era protestante, quindi anche se anglicano, era in ogni caso doveva mostrarsi favorevole alle altre chiese protestanti, alle altre religioni protestanti, ma poi c'era anche un motivo politico, no? Ovviamente di guadagnare la Rochelle, poteva diventare un protettorato del Regno d'Inghilterra, uno stato, no, uno stato amico, vassallo, anche se... Quindi
come dire, una specie di testa di ponte inglese nel Regno di Francia, quindi un vantaggio politico-militare. Allora, appunto, Carlo I organizza una spedizione a favore, in aiuto, degli ugonotti di La Rochelle assediati dall'esercito francese, no, ovviamente agli ordini del cardinale Richelieu, primo ministro del re di Francia Luigi XIII. E quindi aveva bisogno di soldi per finanziare la spedizione, ma alla fine capisce che il Parlamento non glieli vuole concedere, o comunque lui non è poi disposto diciamo, a dare una risposta positiva alle richieste del Parlamento, perché chiaramente sarebbe stata la negazione della sua politica assolutistica, sarebbe stata la fine del suo tentativo assolutistico, per cui decide di chiudere il Parlamento, cioè lo manda a casa tutti i parlamentari, chiude il Parlamento nel 1629 e dal 1629 al 1640 regna e governa in modo assoluto, cioè proprio infischiandosene del Parlamento, cioè non convocando più il Parlamento, senza Parlamento. Ecco perché si può parlare di assolutismo reale, nel senso di realizzato, benché solo appunto per questo periodo di 11 anni. Naturalmente, in questo periodo di 11 anni, Carlo I stringe ancora più la vite della sua politica assolutistica, cioè no, impone ancora più con ancora maggiore forza, con ancora maggiore repressione, la sua politica di accentramento a livello religioso, quindi repressione delle minoranze dissidenti, a livello di politica giudiziaria, quindi no, moltiplicazione dei tribunali speciali, dei processi, delle condanne, aumento dei funzionari, quindi con esautoramento no, delle funzioni invece della gentry, no, come in Francia stava facendo Richelieu, esautorando invece la nobiltà di toga, Richelieu, Mazzarino, dopo Richelieu e Mazzarino, sostituendo i nobili di toga con funzionari, con gli intendenti in Francia. Addirittura, per finanziarsi ulteriormente, Carlo I impone anche una nuova tassa, o meglio, estende una tassa che già esisteva, chiamata ship money. Ship naviglio, nave, ship money, sarebbe il denaro legato al naviglio, cioè ai commerci marittimi. Questa tassa già esisteva, ma colpiva soltanto i cittadini delle città portuali, invece viene estesa ai cittadini di tutte le città inglesi. Però, no, quindi rompe, no, questo è un atto di costruzione dell'assolutismo, perché ovviamente rompe la tradizione per cui poteva imporre delle nuove tasse solo con l'approvazione del Parlamento. Lui estende la ship money senza alcuna approvazione del Parlamento. Il problema poi però fu quello che poi contro cui si scontrò e che mandò che fece fallire nel 1640 il suo progetto assolutistico, fu quello religioso. In particolare tenta Carlo I di imporre l'anglicanesimo agli scozzesi. Gli scozzesi
Non ne vogliono sapere, la Chiesa presbiteriana scozzese assolutamente si oppone e dà il consenso della popolazione, ma non soltanto appunto, del popolino, ha il consenso anche dei nobili scozzesi, e quindi gli scozzesi si ribellano, ovvero si oppongono in un certo senso si proclamano indipendenti, organizzano un esercito e a quel punto Carlo I ha bisogno di mettere in piedi un esercito molto forte. I primi tentativi militari di sconfiggere gli scozzesi falliscono in modo clamoroso. Appunto, è costretto a riconvocare nel 40 il Parlamento, lo riconvoca, ma subito il Parlamento, prima ancora di discutere di qualsiasi ulteriore aumento, di qualsiasi imposta straordinaria, gli ripropone no, la Petition of Rights, cioè gli pone o tu accetti le nostre richieste oppure noi non votiamo l'imposizione di nuove tasse. Carlo I non le accetta, scioglie immediatamente il Parlamento, che infatti prese il nome di Parlamento Corto, ma poi di fronte a nuove sconfitte è costretto a riconvocare il Parlamento e a questo punto comincia il cosiddetto lungo Parlamento, perché durò poi, come vedremo, fino al 1653. Ma anche questo lungo Parlamento si oppone ovviamente alla politica interna del re, anzi addirittura va oltre la Petition of Rights, nel senso che scrive un documento che viene intitolato Grande Rimostranza, ovvero Grande Protesta, in cui elenca tutte le violazioni del diritto, della giustizia, della legge, delle leggi consuetudinarie inglesi, tutte le violazioni commesse dal governo di Carlo I, dai ministri di Carlo I. No, il Parlamento non attacca direttamente Carlo I, anche se sa benissimo che la responsabilità primaria era la sua, ma appunto per cercare comunque un compromesso fa finta che siano stati tutti errori dei ministri, tutte ingiustizie, vessazioni compiute dai suoi cattivi ministri che infatti in gran parte poi erano stati o saranno processati e condannati a morte. Però appunto l'elenco delle violazioni, delle ingiustizie era lunghissimo, pesantissimo e di fatto era come dire, uno sfiduciamento dello stesso re, anche se non in modo esplicito. A quel punto il re tenta un'operazione da comando, cioè un'incursione alla testa di molti soldati, entra di sorpresa nella House of Commons durante una seduta, no, dei rappresentanti dei comuni per arrestare i capi, i leader, no, che avevano promosso la grande rimostranza. I leader però, il Parlamento era stato, la Camera dei Comuni era stata avvisata da qualcuno e quindi i leader della Camera dei Comuni fuggono prima dell'arrivo del re. A quel punto la Camera dei Comuni soprattutto promuove una rivolta a Londra, promuove la sollevazione
della popolazione londinese contro il re, e a quel punto è Carlo I a dover fuggire da Londra. Non è una novità. Ricordate che qualche anno dopo sarebbe, no, fuggito Mazzarino, il piccolo Luigi XIV bambino, quindi ancora non re, e tutta la corte, eccetera, erano fuggiti da Parigi per la fronda parlamentare, a causa della fronda, quindi a causa della sollevazione del popolo di Parigi. Questo avviene nel 48-49. Noi adesso siamo nel 40, quindi adesso sappiamo che in realtà era già successo a Londra, appunto nel 40. No, adesso scusate, mi sono sbagliato con le date. Questo avviene nel 42, nel 42. Quindi la situazione di cui vi ho parlato prima si svolge tra il 40 e il 42. Nel 42, appunto, il re fugge da Londra, e quindi a quel punto comincia la guerra civile, comincia la rivoluzione, che vedremo, no, poi durerà dal 42 al 49. Basta. Poi la prossima volta affronteremo proprio l'argomento della prima rivoluzione inglese. Ok, tutto bene? Siete ancora vivi? Sì, però è Ok, tutto a posto. Sì, tutto bene. poi vi do le pagine sul libro. Buon pomeriggio, buon appetito, buon pomeriggio. Grazie. Grazie anche a Ciao, te. ciao a tutti. Arrivederci.